Il Pocio sorride, il pubblico urla sei unico e in tanti gli chiedono di non lasciare Napoli. Sei unico! Il magazziniere azzurro Tommaso Starace con una punta di ironia e la voce stentoria invita: andiamo tutti a Parigi. Il Napoli parte in treno, ma alla volta di Roma, dove domani sera affronterà la Juventus nella finale di Coppa Italia. Un capitolo fondamentale nella stagione del Napoli che può decretarne il successo e il fallimento. Stazione centrale, ore 10.50, il Frecciarossa è fermo sul binario. I calciatori del Napoli, tutti in tuta, controllo ed ordinanza, si imbarcano verso il futuro. I viaggiatori sorpresi da queste presenze abbozzano qualche coro, ma tutti si concentrano su Lavezzi. L'argentino che il prossimo anno potrebbe vestire la maglia del Paris Saint-Germain, o anche quella nerazzurra dell'Inter, sorride. È di buon umore, anche se potrebbe andare in panchina, ma Mazzarri, infatti, starebbe pensando a Pandev, almeno dal primo minuto. In tanti chiedono di fotografarlo, anche quando si è oramai accomodato al suo posto nella carrozza numero 1. Lui continua a sorridere, consapevole di essere il vero idolo della folla. Il futuro dell'argentino è scritto al 90%. Chissà che un'eventuale vittoria in Coppa ed uno sforzo di De Laurentiis per un eventuale ritocco dell'ingaggio non possa cambiare un destino che sembra segnato.